Voglia di fare musica. Ciao, buongiorno. Dove sarò oggi? Beh, intanto sono le 8:20 circa del mattino. Il sole è già alto e fa già caldissimo. E ho detto, va bene, sono in vacanza, ma devo fare anche un po' una camminata. Anzi, spero proprio di riuscire a fare le camminate praticamente tutti i giorni della settimana. Vi prendo spunto per raccontarvi dove sono oggi, cioè più che oggi, dove sono questa settimana. Come vi dicevo, sono in vacanza, quindi ho preso la nave, il traghetto, sono partita, ho viaggiato di notte e sono arrivata in Sardegna. Ebbene sì, sono in terra sarda e precisamente sono, vedete laggiù in fondo, sono a Villa Simius, una settimana di relax, di mare e anche un po' di passeggiate e assaggi dell'enogastronomia locale. A proposito di enogastronomia, ieri sera tra le tante cose siamo usciti a cena e volevo mangiare il porceddu e sono arrivata troppo tardi e come sempre noi siamo lenti, siamo lunghi e quando siamo arrivati al ristorante, ahimè, il porceddu era finito, però ho mangiato dell'ottimo filetto al cannonau e quindi diciamo che la serata l'ho portata a casa, come si dice, a livello mangiareccio. Che dire? Beh, sicuramente mare cristallino, acqua pulitissima, azzurrissima, tant'è che sono riuscita anche a utilizzare i sup, sì, perché abbiamo portato anche i sup e li ho utilizzati anche perché il mare era veramente tranquillo. Mare tranquillo. Mare tranquillo, diciamo, dalla parte dove eravamo noi, insomma Villa Simius è in un punto dove ci sono due golfetti. La signora che ci ha affittato la casa ieri ci ha detto di non andare nel golfo verso ovest perché c'era un po' di vento, era ventoso e quindi non ci saremmo goduti al meglio quello che poteva essere il mare. Allora abbiamo scelto di andare dall'altra parte, abbiamo scelto di visitare, visto che insomma eravamo appena arrivati dalla Tati, la spiaggetta di Simius, quindi proprio vicino a casa, e devo dire molto bella, anche se sì, essendo molto turistica, molto, diciamo così, trafficata, molto piena, molto affollata, ecco. Però va bene, ci siamo stati. Oggi, boh, andremo comunque a vedere delle spiagge più vicine, ci hanno detto essere tutte molto belle. Nei prossimi giorni ci sposteremo magari facendo anche qualche chilometro in più e sicuramente andremo anche a visitare qualche bella cittadina come Cagliari, che però ci sta quasi. Intanto spero di raccontarvi altro nel corso della settimana, le spiagge che andrò a visitare, le città e anche qualcosa in più della casetta, che ne ho trovata una molto molto bella, va bene, insomma è lì sotto più o meno, in quel gruppo di casette lì, ecco, sembra distante il mare ma in realtà sono 10 minuti, per arrivare alla casetta si fa una strada sterrata molto direi particolare perché è stata battuta da un cingolato e quindi fai tutto così per andare avanti quando arrivi alla casa, però una casa indipendente, una villetta con piscina, un bel praticello verde, tanti ulivi e poi insomma tanto spazio all'interno per 10 persone, va bene, siamo in 8 quindi 10 persone ci stanno comodamente, un bellissimo barbecue all'esterno e quindi da questa sera grigliate di pesce alla grande, il pescato del giorno ma non pescato da noi, quello che hanno pescato i pescatori e niente, spero di fare anche delle camminate anche per rimetterci un pochettino in forma, anche se come vedete non è che sia tutto molto in piano, quindi diventerà un po' faticoso andare al mare, beh bisogna prendere la macchina, quindi non so quanto riuscirò a camminare per andare in spiaggia, però magari lo faremo in orario serale.
Insomma, non ho scelto una via molto in piano, ma sicuramente dal punto di vista delle bellezze naturalistiche è uno spettacolo. Guardate cosa sono circondata. Cima sarebbe là, ma la cima di questa parte, e ho fatto il percorso per capire cosa c'era al di là, insomma, di questo promontorio. Guardate che spettacolo, bellissimo, si vede praticamente tutta la baia che vi dicevo prima, e si può notare anche l'acqua cristallina azzurra. Guardate, secondo me è un panorama bellissimo. Immagine, vi saluto, ciao!